Italia, Austria e Germania unite contro gli sbarchi. Di Maio, addio oggi ai vitalizi. Tredicenne muore risucchiata dal bocchettone in una piscina. Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare ordine all'attuale situazione migratoria dell'Unione Europea. Lo hanno assicurato i ministri dell'interno dei tre paesi al termine di un incontro a margine del vertice di Innsbruck. Il chiaro messaggio che vogliamo mandare, ha detto il ministro austriaco Kickl, è che in futuro non sarà possibile arrivare facilmente in Europa se non si ha diritto alla protezione. Oggi è una giornata storica. Dopo oltre 30 anni viene sancito un principio chiaro: se hai versato i contributi, allora il vitalizio ti spetta, se non li hai versati, no. Lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio stamane a 1 Mattina. È un principio di giustizia, ha sottolineato Di Maio. Mi avevano detto che non si poteva fare, noi in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati. Tragedia a Sperlonga, una 13enne ieri pomeriggio è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione in una piscina di un hotel. Subito soccorsa e ricoverata in ospedale, la ragazzina è morta questa mattina intorno alle 4 al Policlinico Gemelli di Roma. La 13enne era lì in vacanza con i genitori. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Sperlonga e Terracina. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di far uscire gli Stati Uniti dalla NATO se i suoi alleati non aumenteranno immediatamente le spese per la difesa. Lo riferisce la DPA. Proprio in merito alle spese per la difesa, il presidente degli Stati Uniti ha twittato: tutte le nazioni NATO devono rispettare il loro impegno del 2% e questo deve alla fine risalire al 4%. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.